c'è da dire, inutile che ce la raccontiamo. C'è bisogno che si giochi con un po' di dignità! Con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un salto! Un fallo con la palla lì! Facciamo a cazzotti almeno! Dai! Ma che cazzo avete dentro? Lo schema in pieno, quello che con la piale, diciamo così, avete forse anche voi intuito da casa, nelle parole di Simone Pianigiani. Non c'è niente da fare, sembrava incredibile, vediamo. Mattel, bruttissimo libero, continua a litigare con la attività, va bene così. Più due, Israele, adesso tocca a noi, sospensione, viene Pianigiani adesso, ultimo time out per segnare. Siamo in campo, credo, ai 16 secondi che chiudono il nostro europeo e per un possesso che comunque è già uno spartiacque abbastanza deciso, perché perdere dopo quei due quarti di sconcette che abbiamo visto in campo oggi sarebbe... Di cattivo atteggiamento, perfetto. Ok, vediamo questo finale. Israele decide, vediamo se contrasta la rimessa o si gira per anticipare il giocatore che arriva, vediamo. La cosa a metà, ma noi riusciamo a perdere la palla in frazione di 5 secondi sulla rimessa. E se è la chiusura del nostro europeo, diciamo che è una chiusura abbastanza emblematica di quello che abbiamo visto oggi in campo. Vedete, Pini si è messo sulla linea di passaggio d'uscita alla guardia, Bargnani doveva venire incontro alla palla ed è stato Gallinari a passare e Bargnani in ritardo a venire ad perdere questo pallone per 5 secondi. Altro tempo. C'è da star male, questo mestiere impietoso ti fa veramente stare male. Porta più 4 Israele, a questo punto i giochi sembrano fatti, stato suicidi della formazione di Shivak, tipo tiro da 3 e fallo, dopo le 3. Scelta infelice nel finale, avevamo parlato anche della poca concentrazione che abbiamo visto in Gallinari, bisogna dirlo anche lui, un grande giocatore, fantastico e meraviglioso, ora vediamo. Incarica sulla prima, in grado di fare. A meno uno gli azzurri. Perché è orgogliosissimo, toccato dagli ultimi due errori, ha dimostrato quello al tiro da 3 punti e alla rimessa, toccato, ha dimostrato che giocatore è, che ha carattere, che ha personalità e che ha cuore. Adesso attenzione perché mancano ancora 8 secondi, un decimo al termine, andiamo dall'altra parte, interrotta immediatamente il cronometro, tocca a Pini con i tiri liberi, mentre Shiva che ha tolto dal campo... mettendo dentro Grisa per il rimbalzo. 6 su 6 da metà oggi pomeriggio. Ovviamente 3 punti tra le due squadre. Ora Israele farà fallo, ovviamente. Facendo passare qualche secondo, non lo fa, la palla nelle mani di Bargnani e la testa del pareggio al 4-34. E quindi ci aspetta un supplementare. Un secondo e 4 decimi a termine, da Alferita fino al campo. Chiamiamo la parola di Alferita. Traumatizziamo un po', La partita che ci ha dato, una prima parte abbastanza inverosimile con due squadre che sono in pochissima pressione difensiva, difese molto larghe, tanti canestri. Si giocava a chi avrebbe vinto facendo un canestro in più. Esatto. Poi Israele ha preso il largo nel secondo quarto, probabilmente il terzo è stato il peggiore per gli azzurri, però proprio dal punto di vista dell'atteggiamento, 30 punti subiti, il clamoroso recupero fino al meno uno nel quarto tempo e poi il supplementare. Insomma, le emozioni non sono mancate, ma tutte in una partita
giocata, decisamente male dal punto di vista dell'atteggiamento. Adesso Mancinelli per il meno 2 italiano a 1.24 dalla fine. La palla va dentro, come ha chiesto il coach. Mancinelli contro blu può fare quello che vuole, lui lo sa. 15 personali per Mancinelli, adesso Michael per l'attacco israeliano. Può andare a cercare il taglio di bravo Cinzia che si è buttato su questo pallone. E poi andiamo a concludere con la schermata di Bagnani in contropiede. Andiamo a quota 93, andiamo in parità con un minuto da giocare ancora. Non buttiamo via questa porta nuova occasione. Chiudiamola. Michel fa il partito contro il Cicciarini, adesso può andare a sinistra. Blu dall'angolo non va, ma Green prende il passo effettivo e fallo. Ancora una volta a sorprendere i nostri imbattiti. Che cosa è successo? Pick and roll centrale, penetrazione di sinistra di Michel. Bargnani a metà strada per aiutare e per recuperare, su quella metà strada è stato bravissimo Green a fare rimbalzo in corsa e lì quella situazione sappiamo, bisogna scegliere di far taglio fuori cieco. Stavolta Green è il primo lo mette per il più uno israeliano. Eccellente Green in questa occasione dalla lunetta, 72% per gli israeliani ai liberi. Andiamo con Mancinelli sempre, blu tenta di anticipare, lo spinge un metro fin là, ora vediamo. Ecco che la prende Mancinelli per attaccare nuovamente il numero 7 israeliano, poi ribaltamento che porta Cicciarini a tirare, sbarcato da due Cicciarini. Pareggio a quota 95 e 28 secondi per giocare, chiede il canestro da 3. La panchina italiana continua a chiederlo, onestamente non ho seguito il replay. Comunque 95 pari, anche Cicciarini è convinto che si tratti di un canestro da 3 punti. Pianeggiani segna 2 con le dita, ce la faranno rivedere, vediamo se la regia. Gioco ripreso, ma va bene lo stesso perché Israele combina un passino clamoroso, Green e Lissima. Palla puntata letteralmente, adesso abbiamo il pallino noi. Parità e possesso. Incredibile che giocatori di esperienza come questi perdano palloni del genere. Alla fine della partita restituiremo immediatamente la linea a Roma. Ci sono 4 secondi di differenza tra i due cronometri. Gallinari vuole il pick and roll con Bargnani. Va dentro Bargnani, Gallinari si alza per il tiro, corto anche questo, rimbalzo di Bargnani, e perde per un attimo la palla, sbaglia il primo, e Sapicchi esce e finisce anche per questo quarto. Vediamo se non vi ha dato un fallo a Bargnani. Attenzione. Sono almeno 3 versioni diverse. La sistema, l'arbitro la sistema, vedrete, incredibile. Un atto supplementare secondo me. 2 tiri liberi Italia, no, 2 tiri liberi Israele, fallo Bargnani. Che cosa è successo? Sul rimbalzo, per quello che abbiamo potuto intuire, Bargnani ha con la mano sinistra toccato il braccio destro del rimbalzista. 2 tiri liberi per Israele, tocca a Green, 95 pari e 12 centesimi alla fine. Emozioni fino alla fine. Però insomma è imbarazzante che non ha mai sensazioni di questo tipo. Si perde il gioco per 5 minuti per non quale decisione. Adesso c'è da sistemare il punteggio. Il punteggio perché era stato riportato a 0-0. Buono per Green. Lo mette e poi la partita finisce con l'ultimo errore per gli azzurri. 96 a 95, non se ne poteva veramente più. Vince Israele, noi chiudiamo male l'Europeo, ma ci sarà modo per parlarne più tardi, appuntamento con la diretta di Estonia, Germania a seguire e con i notiziari di Rai Sport su Rai 2 alle 17.50. Linea Roma.
Massimo.